La comunicazione a scuola è fondamentale, questa cosa la sostengo da tantissimo tempo e la applico, no? Facendo formazione per i docenti, formazione con i ragazzi, spettacoli formativi, proprio perché quello di cui mi sono accorto è che molto spesso si perde di vista l'importanza che c'è nel comunicare quello che sappiamo, nel stimolare la motivazione a studiare, ad andare a scuola, tutte quelle cose fondamentali per tenere un allievo, un ragazzo di quell'età per tutte quelle ore seduto in un banco. Ho scritto pure un libro su questo che si chiama Il corpo è docente, edito da Erickson Edizioni insieme a Daniela Lucangeli, che mi ha insegnato tantissimo in questo ambito dell'intelligenza emotiva e della comunicazione, e ho cercato di mettere tutto quello che ho imparato nell'arco della mia esperienza internazionale proprio a beneficio di chi educa, degli educatori, dei maestri, delle persone che hanno una responsabilità enorme, uno dei mestieri più belli del mondo. Però è difficile, bisogna lavorarci bene e credo che c'è anche un senso di responsabilità importante da questo punto di vista. Non si può sottovalutare il nostro corpo, il nostro modo in cui parliamo, il nostro modo in cui muoviamo le nostre mani, interagiamo con i nostri allievi, per cui rifare un ripassino è un minimo di lavoro in più su questa cosa di formazione, secondo me non può che essere utile. E la stessa cosa vale per il teatro, portare spettacoli formativi ai ragazzi con un linguaggio fresco, giovane, che a loro piace, interattivo, divertente, anche per parlare temi difficili come quello che faccio con Senza Freni sugli ADHD o sui DSA, e si chiama Io al posto tuo, oppure la violenza economica sulle donne, Libertà invisibile, sono tutti spettacoli che io porto proprio per parlare a loro di temi difficili, parlarne con loro, grazie al linguaggio dell'arte, che ci permette di entrare molto in profondità, come lo è la musica, come sono tutte le forme d'arte più belle che abbiamo.